Giuseppe Di Giorgio, ci troviamo qui a Pavia al Bar Minerva, una delle location del tuo secondo film, dove tu ricopri il ruolo di autore, di produttore esecutivo, ma soprattutto sei protagonista. La scelta impossibile, un film che tratta temi molto importanti. Ci dici qualcosa? Innanzitutto ciao e grazie di avermi invitato. Sì, certo, noi siamo qui al Bar Minerva da Ivan Massazzi, che è un nostro carissimo amico, dove abbiamo girato con Natalie Caldonazzo a fine ottobre. I temi sono importanti perché ho scelto di parlare della fede in Dio, della fiducia nella giustizia italiana, parlo di amore, l'apertura allo straniero, che oggi è veramente difficile vista la situazione della nostra società, e la prostituzione. Sono temi che io ho voluto approfondire non parlando del ruolo che ricopre il personaggio, ma chi è colui che sta all'interno di quel personaggio, quindi la persona e l'anima. Queste persone vanno rispettate, sono situazioni delicatissime ed io credo che parlarne in un film può essere di buon auspicio per un futuro. Senti Giuseppe, Pavia è la città protagonista di entrambi i tuoi film. Nel secondo, nella scelta impossibile, c'è una parentesi su Pisa. Come mai? Sì, Pavia l'ho scelta perché comunque è la mia città d'adozione, vivo da 14 anni qui e sono felicissimo, ha rappresentato tutto per me, sono cresciuto sia a livello umano che a livello artistico. È un ringraziamento che faccio per questa città e comunque perché voglio far capire che anche in una città come Pavia, a misura d'uomo, la mini metropoli come la definisco io, possono accadere delle storie così importanti come di amore e malavita. E i temi comunque sono fondamentali. Certo, la parentesi a Pisa ci voleva, io adoro la Toscana, poi ho colto l'occasione perché essendo diventato collaboratore di giustizia nel film sono stato trasferito in Toscana e ho colto l'occasione per scegliere un grandissimo attore internazionale che è Marco Di Stefano, con 80 film all'attivo e soprattutto è l'ideatore nonché il direttore artistico del Teatro della Comunità. Un progetto iniziato con il tuo primo lungometraggio nel 2014, La giusta scelta. Spieghiamo meglio al pubblico. Sì, abbiamo iniziato con un no budget, La giusta scelta, per arrivare al low budget della scelta impossibile. La cosa bella di questo progetto è che ha colpito, è piaciuto ed ha riscontrato un buon successo. Quindi mi ha dato l'input per andare oltre e sono riuscito a coinvolgere, oltre alla città, gli esercenti e tutto, anche un cast tecnico ed artistico di livello internazionale. Nel tuo progetto c'è un importante new entry, l'Oltrepò Pavese. Che ci dici in merito? Una delle cose più importanti per andare nell'Oltrepò, diciamo, la spinta maggiore me l'ha data Laura Boatti, è l'imprenditrice dell'azienda Monzupello, situata in Torricella Verzate. Ho parlato con l'assessore alla cultura e il vice sindaco di Casteggio, perché una delle prossime location del film, oltre ad essere l'azienda a Torricella Verzate, sarà il Cav Cantù, il ristorante che c'è a Casteggio. C'è anche un interesse maggiore da parte delle persone che sono interessate a pubblicizzare sia il territorio che i prodotti tipici locali della loro città, come in questo caso Casteggio. Sei impegnato anche nel sociale. Quali sono i tuoi prossimi impegni? E per chiudere, quali ambizioni hai sia per te che per questo film? Sì, il sociale è fondamentale, dare una mano alle fasce deboli ed emarginate. Dopo aver partecipato a degli eventi organizzati per la pediatria del San Matteo di Pavia, parteciperò a Trapiantami un sorriso, sempre al Teatro Don Bosco. Nel futuro mio ci sono grandi progetti, ci sono altri film, c'è uno spettacolo teatrale, c'è innanzitutto la voglia di finire bene La scelta impossibile, farlo partecipare a dei film festival sia nazionali che internazionali. A livello artistico spero di poter trasmettere ulteriori messaggi positivi a questa nostra società. Guarda che non sei l'unico che ha un passato dal quale scappare. Ma conosci la mia vita?